Gesù ha detto: voi siete. Non ha detto ai suoi discepoli: voi diverrete o cercate di divenire il sale della terra o la luce della terra, ma voi siete. È imperativo. Non c'è un'alternativa, fratelli e sorelle. Fate sì, dice Gesù, e tramite le vostre buone opere, cioè una vita manifestata con il vero sale e la vera luce, affinché il mondo non disprezzi, non calpesti, ma glorifichi il Padre vostro che dice: lo glorifichi tramite le vostre buone opere, il vostro comportamento. Signore, aiutami ad essere il sale di questa terra, la luce di questo mondo, e fai che il mondo mi circonda, laddove tu mi hai messo, fai che possano vedere in me la luce che tu hai messo, la tua luce. Chi cammina dietro a me non cammina più nelle tenebre, non sarà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.